Bentornati, miei cari soldati, sulla Rickenbacker oggi, in compagnia di System Shock Infinite. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto finalmente, oserei dire, la Rickenbacker, abbiamo anche esaminato già il primo cyberspazio. Quindi possiamo proseguire. Se non vado errando, siamo ormai molto vicini alla famosa fase della Rickenbacker a testa in giù. Ehi là! E sto finendo i colpi del fucile a pompa, un po' perché li spreco, un po' perché li spreco. Ma a sto punto tanto vale finirli, caricarlo con i colpi quelli più forti e ottenere un nuovo comodissimo spazio nell'inventario. Ho già esaminato questo luogo? Sì! Allora si può allegramente proseguire, senza farsi più tante domande. Ormai quasi tutto è chiaro. Ovviamente il mio quasi è una pura bugia perché ci sono ancora cose che non so, tra cui come faremo a vincere, ma vabbè. Peraltro ho preso anche una decisione che renderà più comode le cose, e anche se so che è un po' tardi per prenderla, ormai l'ho presa. Dato che capisco che a molti possa annoiare sentire io che parlo leggendo i dati che ottengo... Oh, che paura. Quando uccido Shepard o finisco un cyberspazio, quella è una cosa che adesso metterò alla fine, post video in pratica. E quello è già un bel bersaglio psichico, ma io, per mia grossa fortuna, sono invisibile. Spero che mi ignori, perfetto. Ho comunque paura, quindi io mi curo. Oh, è pieno di amici. Devo aiutarli. Tiè e tiè. Finitelo. Bravissimi. No, non ucciderlo. Marie mi ha detto di cercare di salvare i miei amici. E credo quindi che sia una buona idea salvarli. Questo negozio una volta funzionava. E invece adesso non più. Avevo giusto deciso di comprarmi un po' di robe, e invece... Qui spuntano vermi? Sì, sì. Per mia fortuna, sono ben equipaggiato per affrontare, credo, tutto tranne la mia stessa stupidità. Avrei potuto ignorarvi, scappare, invece no. Sono un violento, vi voglio uccidere perché ho un'infanzia triste, supponendo che io sia Shepard. Aio. Perché se non ricordo male avevamo letto un po' della vita di Shepard, ma parecchio tempo fa parlo. E si era scoperto che ha avuto un'infanzia triste, era il classico bambino violento. E in realtà eravamo noi. No. Grazie, droide di protocollo, per esserti prestato alla morte. Facile. Ora, invece che continuare a sprecare colpi, questo uovo lo distruggo magari. E come al solito Shodan si lamenta del fatto che noi siamo un po' lenti. E non posso neanche darle così tanto torto, onestamente. Ah, già che di qua non si passa, quindi devo... Sì, lì come sempre ci sono dei cyber... dei naniti. Ma non ho preso la telecinesi? O l'ho presa? Pare che neanche ci sia. Forse con un salto ben calibrato... posso ignorare quei probabili 5 naniti che non valgono tutta la fatica che farei. E proseguiamo. Hoppala. E hop. Va come scaliamo forte. E lì un nemico psichico che credo che mi abbia visto. Ma io non ci sono. Credo che i nemici psichici non siano così stupidi come speravo e possano vedermi nonostante la invisibilità. Forse loro vedono le mie tracce psioniche piuttosto che la mia parte, diciamo, estetica.
Oppure un mezzo bug, e mi ricordo che anche nel gioco originale non funzionava sempre. E vabbè, facciamo la cosa giusta. Spegniamo i sistemi di sicurezza. E non so più salire le scale, gente. Allora. Perfetto. Dopodiché, volevo aggirare quella torretta, che è gentilissima. Dovrebbe occuparsi di quel droide. Ah. Sì, potevo anche evitare di usare la scala prima. Mi sento sempre più stupido. Stavolta evitiamo di fare sciocchezzuole. Peraltro ho letto che il corpo dei Mani in questa mod è stato modificato pesantemente, perché nel gioco originale non hanno avuto molto tempo di farlo come si dovrebbe. Qui invece dovrebbero aver aggiunto robe, mi chiedo cosa, per quello che sto andando un po' di fretta in là. Il capitano Diego è un simbolo per tutti noi. Se qualcuno può farcela contro Korenchkin, è lui. Ehi là! La cosa bella è che sono piuttosto sicuro che se non avessimo salvato tutta quella gente, ora qui non ci sarebbe stato nessuno ad aiutarci contro questi tre pericolosissimi ibridi. Ed ecco i razzi che partono. Per chi non lo ricordasse, nel prossimo corridoio ci sarebbe stata una letale radioattività, che era causata da una... Che forza sti colpi! Da una perdita in quei... In quei razzi, appunto. Ma li abbiamo fatti partire, così nessun problema. La sicurezza è ancora disattivata. Siamo veramente fortissimi. Sì, il fucile fa più male della pistola. Surprise. E qui la porta che non funziona. Tutto come da programma. Dove sei, invisibilità? Ho bisogno di te. Oh, grazie al cielo. Sì, però spostati. Vai via. Ti sto clippando. Ok, ok. In fondo sembra più grosso, ma il suo hitbox... Ma cosa fai? No, non fare finta di aiutarmi. Peraltro dovrebbe avere... Beh, shot dovrebbe fare più male. Mamma mia se fa più male. L'ho annientato con un colpo. Quanti vermi ho ancora però? 70. Ed ecco prismi. Prismi, prismi, licia. No, no, scusate, scusate, non lo faccio più. E tada! You've destroyed all the eggs. Now get to the bridge. Here are some more upgrade modules. I enjoy watching your transformation into my own image, insect. Perhaps there is hope for you yet. E direi che si va al famoso ponte rovesciato. Eccoci. Va le sedie. Fantasma? Ok, fantasma. Va bene così. Mi chiedo se cambierà qualcosa. Qui a riguardo di logica... Allora, nel gioco...
We offered you the ecstasy of our union, and you chose the vacuum of technology. Shut up! Fight only for what you believe in, Shepard. In your war, you don't wait for no orders. You must gather your own ideals. Ok. Come stavo dicendo, qui nel gioco originale a un certo punto potevamo trovare il cadavere, ai noi, del capitano Diego. Il punto è... In questa linea temporale il capitano Diego è ancora vivo ed è lì che, tra virgolette, combatte a livello mentale contro i Meni. Ergo, non ci dovrebbe essere il suo cadavere. Hoppala. Ho ancora parecchie granate. Ah, io salto. The great hunt has begun, soldier. But do not waver. For you will soon serve a greater master. La prassi qui è invisibile. Raccogliere tutto. E decidere che non è il caso di infastidire questi due Psyreaver, che sono, credo, i nemici più forti del gioco. Ora che ci penso, nell'originale comparivano solo nello scontro finale, o meno, compariva nello scontro finale compariva nello scontro finale un greater Psyreaver, ovvero la versione più forte, resistente e più grossa. Per qualche motivo ho l'impressione che qui ne troveremo più di uno. Non ci spero neanche un po'. Però è quel tipico elemento poco utilizzato che non mi stupirei. Ok, è tutto a posto. Come dicevo, prima di venire quasi annientato da quei nemici e prima di notare che ho ormai poche cure, ma un sacco di punti psichici. Eh no, non di nuovo, eh. Dicevo che quel tipo di nemico, lo Psyreaver superiore, è la classica cosa che mi aspetto di vedere utilizzata di più di quanto sia successo nel gioco originale. Wow. Questa l'ho scampata al pelo. Mi stavo per beccare altra tossicità. Andiamo via da questo luogo prima di rimanere fregati. Oh, ciao. Andiamo, Marie. Ci siamo quasi. Why not join us against the machine mother? After all, we are both children of flesh. Fools! You got them hurt bad, Shepard. See, they're worried. There aren't no invincible monsters. They're just men. You've come a long way, Shepard. Now, finish the fight. Finish the fight. Sarà solo un caso? Ah,
the many has grown to a massive size. It has wrapped itself around these two ships, preventing their separation. Their creation was my an escape pod. An escape pod in the rear of the bridge. Use it to launch yourself into the depths of the world. Bene, tutto come previsto. Peraltro, quello che stavo dicendo prima è: finish the fight era anche, guarda quanti backer, la, diciamo, catchphrase, la frase di Halo 3, se non vado errando. Halo 3, va bene, la pronuncia è quella che è. Qui è dove suppongo che troveremo poi il cyberspazio. Oh, la fonte delle emissioni entropiche è una scialuppa di salvataggio a svariati milioni di 0.7 milioni di miglia della Von Braun. Che sia la scialuppa di salvataggio di Rebecca e Suarez, quindi in realtà su quella scialuppa, supponendo che valga il finale, quello di quello originale, in realtà su quella scialuppa c'è un'altra Shodan. Oh, spiacente Shepard, ma ormai ho deciso che mi stai sulle balle. E quindi, scusa me. Hello, Goggles. It's good to see you. Questo sembra essere da un'altra realtà nella quale eravamo anche riusciti a tornare sulla Terra. Peraltro, quella scena che c'era alla fine, in cui andavamo verso Marie, era stranamente simile a quella al filmato che parte quando noi scegliamo Marie nel cyberspazio. No, nelle fratture spazio-temporali, insomma, avete capito, no? Accumuliamo qualche verme e prepariamoci alla partenza. Qui adesso ho ancora occasione di potenziarmi come si deve, il che include peraltro il riparare il mitra, di cui ho 214 colpi, e vedere quanto mi avanza. A questo punto più o meno ho tutto quello che avrei potuto desiderare. Ah già, devo anche potenziarmi la capacità nelle armi standard per usarla. Quindi per prima cosa, riparare ce l'ho. Beh, con 149 cyber moduli. Sì, ok, mi avanza ancora 70. Quindi
Perfetto. È riparata. È potenziata. Al massimo. Eccolo. Tiene 72 colpi in canna. E ha un solo tipo di munizione. Bene. Onestamente a questo punto potrei giusto comprarmi qualche altro potenziamento psichico, dato che sono pieno di punti psichici, appunto. Come l'aura psionica. C'è tanta roba interessante. Troppa. Facciamo così, gente. Io prima controllo le stat, ma mi ritengo piuttosto soddisfatto a questo punto. Ho tutto molto alto. Ed è più interessante comprarsi qualche altro potere. Li leggo e torno. Siamo pronti. Ho preso la barriera meta... l'aura. Insomma, la magia, chiamiamola magia difensiva. E ho scoperto di avere già preso in passato anche la persuasione, in pratica l'ipnosi con cui qualunque bersaglio organico diventa mio alleato. E come tutte le cose utili, me ne sono dimenticato. Insomma, vi ricorderete quanto ci ho messo a ricordarmi di aver preso Maria Attack, no? Ma nel corpo di Manny sono sicuro che tornerà molto utile. Ah. Già che ci sono, ripariamolo. Già che ci sono, vediamo se posso... se posso migliorare le sue condizioni. Perfetto. Il bilanciamento del gioco funziona a meraviglia. Ho ottenuto esattamente i cybermoduli per fare tutto ciò di cui avevo bisogno. Meglio, che volevo fare. Siamo pronti, quindi? Se ci vediamo nel futuro, miei cari soldati. Nel prossimo episodio, Unbetrackable esplorerà finalmente il corpo dei Manny e scoprirà tutte le varie novità portate adesso, tra cui un level design completamente rifatto, quest diverse per arrivare fino alla fine del suo viaggio, e chissà, forse combatterà già contro il cervello dei Manny. Per tutto questo e anche delle altre cose, rimanete qui sul canale di Unbetrackable.